Buonasera a tutti, siamo qui riuniti per il primo giorno di campagna elettorale ufficialmente con la lista Merito Cambia e con Giovanni Marino Sindaco. Adesso lasceremo la parola a lui che presenterà il programma e tutti i candidati. Grazie. Grazie per la vostra presenza e benvenuti a questo incontro. Grazie alle autorità e ai carabinieri presenti e altre autorità che hanno la pazienza di ascoltarci. Speriamo di non sforare i tempi che ci eravamo prefissati, stiamo cominciando con un attimo di ritardo, però insomma questa è il battesimo del fuoco della nostra lista. Abbiamo anche noi l'obiettivo di lavorare per questo paese, abbiamo l'obiettivo di dare il nostro contributo a questo paese e pensiamo che la candidatura al sindaco di questo paese, della mia persona, abbia una grande responsabilità, perché vedete, la figura del sindaco di un paese, specialmente di un paese importante e grosso come questo, è una figura istituzionale molto importante che richiede una grande responsabilità, che richiede una grande capacità ed è anche una guida per tutto il paese. Una buona amministrazione può fare un buon paese, una cattiva amministrazione può portare il paese in una situazione di regressione. Però per poter essere un buon sindaco serve anche una capacità, una professionalità e una certa dose di correttezza, di etica, di moralità, perché è necessario sempre. Però è necessario soprattutto in questo momento storico, dove il Comune esce da 3 scioglimenti per mafia e abbiamo vissuto 2 anni di esperienza commissariale e quindi questa volta è una volta speciale. È una volta che richiede il coraggio sia per accettare una candidatura, anche per i consiglieri di accettare una candidatura, perché ci portiamo dietro le paure, i dubbi e anche le esperienze negative del passato. Quindi io vi prego di ringraziare i miei candidati e consigliere per il coraggio che hanno avuto ad accettare una candidatura e a mettersi in gioco, perché è una responsabilità. Vi dicevo che delle qualità che sono necessarie per un candidato a sindaco e a ricoprire quella funzione. Io ritengo che sia corretto, prima che ognuno faccia la sua decisione di voto, avere la possibilità di informarsi sulla persona, sulle sue capacità, sulla sua storia, sulla sua professionalità e di informarsi sul suo programma, cioè su quello che quell'amministrazione, se vincente, andrà a realizzare. Noi non possiamo più come paese accettare una delega al buio così come è stato fatto da sempre e vi invito anche a non accettare, come si dice, messaggi al buio come sono stati sempre fatti e come forse qualcuno continua anche a fare, nonostante espressioni di volontà di cambiamento, perché non è più accettabile che un paese abbia di nuovo un'amministrazione che non sia l'espressione vera della volontà della gente consapevole, dopo una scelta consapevole. Vi dico questo è quasi, come dire, per assurdo, non vi sto dicendo votatemi, sto solo dicendo informatevi bene di chi sono i candidati a sindaco, cosa vogliono fare, qual è la loro storia, qual è la loro cultura, qual è la loro esperienza, cosa hanno fatto nella loro vita per poter voi affidare le chiavi di un comune. Dopo, se pensate che noi, che io e la mia squadra abbiamo queste caratteristiche e ci voterete, vi assicuro che non vi deluderemo, perché saremo capaci di impegnarci al massimo e saremo capaci di dare a questo comune quella svolta e quel cambiamento che serve come il pane.
fra un poco vi presenterò il mio programma, e nel mio programma, non volutamente, ma insomma nel mio programma non c'è scritto molte volte e molto spesso la parola legalità, ma noi, scusatemi, non vogliamo essere fraintesi, tutto il nostro programma è incentrato sulla legalità, però abbiamo pensato che forse questo termine è molto abusato, può anche essere uno scudo verso chi nel passato ha utilizzato forme abbastanza approssimative di gestione e anche soprattutto di comportamento, perciò noi non ci vogliamo nascondere dietro lo scudo della legalità, così come noi non ci siamo voluti nascondere dietro l'appello di Libera quando ha lanciato giustamente un invito ai candidati a sindaco di questo paese perché nei programmi ci sia contenuto il principio di legalità declinato in tanti atti di comportamento. Noi pensiamo che siamo noi la legalità. E poi ricordatevi di una cosa, per favore. Guardate che questo paese, mi riferisco alla nazione, ma anche a questo comune, se lo sono mangiati e spolpati fino all'inverosimile, se lo sono mangiati legalmente, non se lo sono mangiati a mano armata. Quindi non è sufficiente declinare il decalogo della legalità. La legalità non è un qualcosa che si compra al supermercato e non si ottiene per decreto. La legalità è qualcosa che appartiene alla persona, alla sua famiglia, da quando nasce, da quando va a scuola, da quando va all'università e studia per superare gli esami e non pensa alla raccomandazione come scorciatoia per laurearsi prima. Da quando va da quando accede ai posti di lavoro facendo sacrifici, mettendosi in gioco, in competizione con il mondo sociale e con il mondo civile. Questa è la legalità. Quindi nel mio programma non sentirete mai declinare la parola legalità, proprio per non incorrere in questo equivoco. È una moda ormai la legalità. Dietro gli striscioni della legalità molto spesso vediamo i visi di coloro i quali hanno abusato della loro funzione pubblica e adesso, siccome va di moda, usano lo striscione di Libera come scudo per continuare possibilmente ad utilizzare i loro poteri per fini personali. Vi dico questo perché è vero che comincia oggi la campagna elettorale, però ufficialmente, però è iniziata già da tempo. Già i candidati e tutti i supporter già visitano abbondantemente le case e fermano le persone proponendosi o proponendo una candidatura. Io mi auguro che si continui ad essere coerente con i principi enunciati di trasparenza e di legalità, anche a cominciare da quando si chiede l'adesione o si chiede il voto, perché se si chiede il voto imbrogliando la povera gente e rubandogli perfino la dignità alla povera gente, perché gli si promette la casa, la palazzina, il posto di lavoro, allora i principi enunciati della legalità già li mettono sotto i piedi prima di cominciare. E io vi prego di fare attenzione a questi comportamenti. Vi avevo detto in altre comunicazioni che io da candidato a sindaco non busserò mai nella porta di nessuno, non chiederò un voto, non per superbia, credetemi, io non sono una persona superba, io non chiedo un voto per rispetto delle persone, perché il mio compito, ritengo, sia solo quello di informare le persone sugli scopi, sugli obiettivi che questa lista, se sarà chiamata ad amministrare, andrà a realizzare.
Questo è il rispetto della legalità, questo è il rispetto dell'etica, che non è scritto nei principi della legalità, ma è scritto nel DNA delle persone, che fa prima, che è meglio, è più rassicurante, è più sicuro, è più protettivo per una buona amministrazione. Mi fermo un attimo così Anna introduce il primo gruppo dei nostri dei nostri candidati. Ok. Allora, Daniela Demetrio, non so se si vuole alzare. È laureata in farmacia, ha svolto attività di farmacista. Nel 2009 ha fondato un'associazione sportiva di volley, nella quale ricopre un ruolo di coordinamento delle attività e di formazione degli atleti. Grazie. Tino Laganà. Ragioniere e assicuratore di professione, già consigliere comunale nelle file della Margherita e segretario del PD a merito, presidente dell'ambito territoriale di Caccia RC1. È innata la sua passione per la politica, favorisce lo sviluppo multiculturale con un'ottima capacità di mediare e rendersi disponibili e utile nell'ambito generale, partecipando attivamente a tantissime problematiche nella società odierna. Perché è sceso in campo in prima persona, in qualità di segretario del circolo del PD, in quanto vede in Giovanni Marino l'uomo adatto ad effettuare un reale cambiamento di rotta per tutto il paese, che è quello che si aspetta. Dottoressa Emanuela Laganà, sì, buonasera. Laureata in giurisprudenza, si occupa di tutela dei diritti sociali e pareggio di bilancio, è stata agente per l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, ha collaborato con le cattedre di diritto amministrativo, economia politica e diritto privato, impegnata anche nel sociale, è stata volontaria per il servizio civile nazionale presso l'Unione Italiana dei Ciechi di Reggio Calabria. Dottorato di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea. Giovanni Marino, buonasera, così. Geometra stimato professionista con esperienza trentennale nel settore, padre di due figli, collabora con lo studio tecnica di geometra e fin dal 1981 è stato più volte nominato come componente in varie commissioni edilizi nei comuni limitrofi. Grazie. Allora ci fermiamo e ridiamo la parola al candidato. Allora, continuo iniziando ad esporvi le principali linee programmatiche del programma, che è un opusco letto che ci siamo impegnati a fare stampare e a distribuire in tutto il territorio del comune. Pensiamo che questo sia lo strumento vero di comunicazione, perché pensiamo che ci sia il nostro dovere comunicare alle persone qual è il nostro programma, però scusatemi, pensiamo anche che sia il dovere dei cittadini a leggere questo programma, così come a leggere i programmi degli altri candidati, per poter poi finalmente esprimere una scelta consapevole. E questo il leitmotiv, si dice, di tutta la nostra campagna elettorale. Noi vogliamo che le persone esprimano una scelta consapevole. Non vogliamo vincere per forza, vogliamo il risultato elettorale attraverso la scelta consapevole. Se vinciamo noi non vi deluderemo, però vincerà chi avrà meglio saputo convincere l'elettorato, non con altri mezzi. Noi non inseguiamo altri mezzi, noi raccomandiamo alle persone di non farsi abbindolare con altri mezzi. Allora, il nostro programma si divide in due parti essenziali. Una parte iniziale riguarda il ripristino dei principi di democrazia e di partecipazione. Era un atto dovuto, secondo noi, mettere al primo punto dell'azione programmatica di questa lista questo aspetto. Noi non siamo un paese normale, vi dicevo prima, e noi dobbiamo mettere in campo azioni non consuete per amministrare questo paese. Non si può amministrare questo paese senza un cambiamento che avviene attraverso, in primis, dalla
dalla classe politica che amministrerà questo paese, e a seguire dal comune, dai dipendenti del comune, che sono poi coloro i quali offrono i servizi e mettono in pratica gli atti di indirizzo, e scusatemi tanto, anche dalla cittadinanza. Per cambiare questo paese dobbiamo cambiare tutti noi, non cambiare solo la classe dirigente di questo paese. Nessuna classe dirigente oculata, preparata e coscienziosa sarà in grado di cambiare questo paese contro questo paese. Vi dicevamo che sui principi di democrazia e partecipazione noi pensiamo di utilizzare uno strumento per questo punto del programma, che è quello del bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è già contemplato nell'ordinamento, non ci stiamo inventando nulla, però presuppone una serie di cose. Presuppone il coinvolgimento di tutte le persone attraverso le associazioni di categoria, le associazioni professionali. L'interlocutore del comune non sarà più il singolo cittadino, ma sarà il cittadino attraverso la sua associazione di categoria. Il comune perciò non potrà più, come dire, offrire un privilegio ed un servizio a quel cittadino, magari elettore, magari capo elettore, ma si preoccuperà di risolvere il problema della categoria alla quale quel cittadino appartiene o rappresenta. Noi sogniamo che alla fine del mandato, se riceveremo, avremo favorito la nascita di decine e decine di associazioni di categoria. Questo strumento perciò è anche un modo per far partecipare le persone nella gestione della cosa pubblica, ma non come comparse, non solo per fargli vedere cosa facciamo, ma solo principalmente perché sono loro i gestori, insieme alla giunta, del bilancio del comune, perché daranno la politica dell'indirizzo anch'essi, e il comune sarà, una volta che avrà deciso di utilizzare lo strumento del bilancio partecipativo, sarà obbligato a seguire questo criterio. Pensiamo perciò di concludere questo mandato con questa esperienza, che dovrebbe essere rivoluzionaria per la vita di questo paese, con uno scopo principale: elimineremo i poteri forti che sono portatori di interessi specifici, e riusciremo a far realizzare organizzazioni di categorie che sono invece portatori di bisogni collettivi. Non è uno slogan, è una rivoluzione. È il primo punto del nostro programma, è quello che secondo me ci impegnerà di più, perché non dipende solo dal sindaco, dalla giunta o dall'amministrazione, ma dipende anche da tutte le persone, da tutti voi. Ho scritto una riga su questo punto per concluderlo. Il successo di questa azione sarà il premio per l'impegno di ognuno di noi. Noi non vogliamo altri premi. Non siamo qui per esercitare il potere. Siamo qui per offrire la nostra professionalità, il nostro tempo al servizio di questo paese. Un altro concetto che riguarda l'attualità di questa particolare situazione politica e sociopolitica sono i criteri di trasparenza. E mi ricordo quando abbiamo cominciato a scrivere questo capitolo, che secondo la nostra capacità, la nostra limitata conoscenza delle regole, sapete, io non sono un politico, è la prima volta che mi metto a fare la politica o a tentare di fare il politico, quindi mi mancano le esperienze per certi versi, però non mi mancava la sensibilità, la capacità, se volete anche l'etica, per declinare quali fossero o dovevano essere i principi di trasparenza. Dopo che li abbiamo scritti, qualcuno mi ha detto: ma guarda che già
tutto quello che è scritto ed è già contemplato nel decreto legge numero 33 del 2014, che si chiama appunto decreto per la trasparenza, ed è contemplato finanche in un'altra legge che noi qui abbiamo richiamato e ci impegniamo di osservare fedelmente, la legge 190 del 2012, che è la legge anticorruzione. Questa non l'abbiamo inventato noi, c'era già da prima e ahimè non tutti i comuni l'hanno applicata, e quindi noi ci impegniamo, se saremo chiamati ad amministrare questo paese, a rispettare fedelmente e con scrupolo queste due leggi che portano il comune in una situazione trasparente e leale verso i cittadini e verso i contribuenti. Abbiamo aggiunto un altro concetto che mi piace spiegarvelo, che non è una cosa ovvia e che anche esso ovviamente è già previsto da tutti gli ordinamenti da sempre, da quando esistono i comuni. Noi faremo una netta distinzione tra il ruolo del politico e il ruolo dell'amministrativo. Fino ad ora, e non solo in questo comune, in tutti i comuni, si fa abbastanza commistione tra l'assessore e il dirigente del ramo, perché praticamente l'assessore è quello che gestisce quel ramo cui gli viene affidata questa responsabilità. Noi pensiamo che questo non sia possibile, non sia giusto, non sia efficace, e quindi noi applicheremo una netta distinzione. L'amministrazione si limiterà essenzialmente a una politica di indirizzo e di confronto con i responsabili dei vari settori, con i dirigenti, ai quali gli verrà dato in modo condiviso lo strumento perché lui possa realizzare il progetto che gli viene affidato dalla Giunta, con l'onere da parte della Giunta di sorvegliare la corretta esecuzione degli atti e la tempistica, e quindi tutti noi saremo misurati. La Giunta sarà misurata sull'efficacia del suo indirizzo, il dirigente sarà misurato sull'efficacia della sua, per la sua capacità di realizzare quel progetto. Se le cose non funzionano, noi assumeremo tutte le iniziative possibili anche per sostituire il dirigente inefficiente o il dirigente incapace. Per questo poi avremo un altro capitolo che vi spiegherò meglio. Ma quando parlavamo di criteri di trasparenza e di anticorruzione, non possiamo parlarne soltanto da questo pulpito dicendo come faremo, come siamo bravi a fare questo. Sapete, tutti noi abbiamo una pochissima o scarsissima considerazione della classe politica, non di questo paese, di tutti i paesi, da cominciare dal governo centrale fino a qui, e noi non vogliamo rischiare di fare questa stessa fine. Noi vogliamo vincere le elezioni, se li vinceremo, ma vogliamo vincerle tutti i giorni. Non vogliamo passare per la strada e dietro le spalle ci additano come: guarda questo disgraziato, questo ladruncolo, questo inefficiente, eccetera. Noi vogliamo essere apprezzati tutti i giorni, oppure ce ne andremo a casa. E noi pensiamo che l'apprezzamento migliore si possa manifestare con un atto di rinuncia, che sia da esempio, che sia un atto anche di fiducia e che sia anche da monito a chi, alle malelingue, ai criticoni, alle persone che invece di aiutare un'amministrazione che si appresta a cambiare questo paese ci si mette per traverso. Questo atto di rinuncia comincia dal fatto che il candidato a sindaco di questa lista rinuncerà
si dice, alla sua indennità di carica per destinarla ai servizi sociali di questo comune. Questo è per mettere in chiaro che noi non abbiamo una bramosia di occupare le poltrone per interesse privato. Un altro punto importante del nostro programma riguarda l'organizzazione degli uffici comunali e dei servizi al cittadino. È un problema atavico, io ritengo che in tutti i programmi passati di tutte le liste di qualsiasi colore si è sempre parlato di questo, un po' anche per riempire qualche paginetta che doverosamente bisognava consegnare al segretario comunale insieme alla lista, ma noi non abbiamo fatto questo perché ce lo chiedeva la regola. Noi abbiamo fatto questo programma avendo riflettuto e sofferto sulle scelte, a volte impopolari, e una di queste può anche essere questo punto qui. Dicevo prima in un'altra presentazione che un mio amico, quando ha letto questo punto, che mi piaceva commentarlo con lui, mi ha detto che io voglio perdere le elezioni. Io non voglio perdere le elezioni, io li voglio vincere le elezioni, però dobbiamo essere chiari e onesti con noi stessi per non imbrogliare nessuno. E quindi abbiamo un problema come comune, come macchina organizzativa. Dobbiamo riqualificare questo comune. Non è più il tempo delle macchinette, non è più il tempo di una struttura organizzativa antica, di una pianta organica vecchia di decenni che tiene conto di alcune variabili che non esistono più. Abbiamo bisogno di gente preparata, abbiamo bisogno che ognuno nel suo ruolo sia efficiente e sia preparato alle nuove tecnologie, ai nuovi bisogni anche delle persone che chiedono nuovi servizi con una maggiore celerità, con una maggiore efficienza. Quindi noi pensiamo, per cominciare, senza offendere le persone che lavorano nel comune ovviamente, noi pensiamo che sia giusto il tempo di cominciare a riqualificare queste persone. Non è colpa loro se una persona assunta 30 anni fa non è stata mai riqualificata, nonostante fossero cambiati i parametri e le esigenze del suo servizio. È rimasta indietro, e perciò è rimasta indietro anche il servizio al cittadino, l'efficienza, l'efficacia del suo lavoro. Noi cerchiamo di responsabilizzare tutti al dovere di servizio verso la comunità. E quindi riqualificheremo il personale, però dobbiamo pensare che ancora non siamo pronti, questo comune non è ancora pronto per camminare compiutamente sulle proprie gambe, e quindi abbiamo pensato che fosse prudente affidare inizialmente i ruoli apicali ai sovraordinati che già ci sono, i sovraordinati sono già a disposizione della commissione straordinaria. Noi chiederemo al prefetto se vorrà confermarci possibilmente gli stessi sovraordinati, anche per garantire una certa continuità del servizio e dell'azione amministrativa, o comunque di assegnare altri sovraordinati se queste persone non fossero disponibili, perché abbiamo bisogno di una garanzia di moralità. Abbiamo bisogno di una grande professionalità, abbiamo bisogno di dare alla gente l'impressione che non ci sarà, con l'andata via della terna commissariale, l'assalto alla dirigenza. Non c'è nessuna dirigenza da assaltare, bisogna lavorare duramente, e noi cominciamo con i sovraordinati. Vi dicevo prima, è un punto del programma che forse ci penalizza, non è popolare. Però noi, se vinceremo, faremo così. I servizi al cittadino sono una parte non secondaria del nostro progetto programmatico, perché noi vogliamo
aiutare il cittadino, noi dobbiamo metterci al servizio del cittadino, non siamo e non vogliamo più che la macchina organizzativa del comune sia l'interlocutore nemico del cittadino che ti chiede di fare le file, che ti chiede di andare 30 volte, ti chiede di perdere tempo e comunque ti spiega che per qualsiasi cosa non è possibile rispondere a quella richiesta. Di questi tempi, ma non più ormai di questi tempi, perché grazie a Dio i computer e i software che ci consentono di fare una buona meccanizzazione del comune sono disponibili da decenni, non da ieri. Comunque noi pensiamo di introdurre un vademecum per l'accesso telematico, ormai tutti abbiamo il tablet, il computer, l'iPhone, eccetera, in modo tale che ogni cittadino, addirittura collegandosi sul sito web del comune, può fare addirittura la stampa, un prelievo di certa documentazione, ed in ogni caso il cittadino avrà accesso, libero accesso, a tutta la documentazione e a tutti gli atti di questo comune. Non ci sarà più il segreto, non ci saranno più cose oscure o documenti non pubblici. Infatti noi pensiamo, se amministreremo questo comune, di gestirlo nei confronti della minoranza in un modo diverso dall'usuale, in un modo diverso da come è stato fatto fino ad ora. Noi non daremo ai consiglieri di minoranza i documenti che ci richiederanno, no, non li daremo con difficoltà, noi li pubblicheremo immediatamente, i documenti che questo comune produrrà, tutti gli atti e le determine li produrremo sul sito web. Il consigliere di minoranza o il cittadino non debbono far altro che andare a visitare il sito del comune per accedere a tutti gli atti, a tutti gli atti, compresi le note spese del sindaco o degli amministratori, se andranno per dovere di servizio fuori da questo comune, il giorno dopo vedrete la sua nota spese pubblicata sul sito. Quando parliamo di trasparenza non lo diciamo per slogan, noi la mettiamo in pratica per davvero. Ingegnere, continuiamo con le presentazioni magari. La ringrazio innanzitutto per questo delicato passaggio del programma. Presentiamo Martino Francesco, laureato in scienze infermieristiche, ha rinunciato a svolgere la professione di infermiere per impegnarsi nell'attività ittica, sia per seguire le orme del padre, sia per l'amore che nutre per il quartiere Marina. Essendo la pesca una delle attività principali di merito, ho sentito come un dovere morale cercare di migliorare e di tutelare i diritti dei pescatori. In primis vuole che si crei un ricovero barche per la tranquillità dei pescatori e delle loro famiglie e che la pesca possa ritornare ad essere un'attività fiorente. Grazie. Demetrio Moscato. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina, è iscritto all'albo presso il Tribunale di Reggio Calabria da oltre 15 anni e svolge la professione di avvocato. Ha scelto di candidarsi nella lista civica Melito Cambia per le prossime elezioni da principalmente tre fattori. Innanzitutto la voglia di impegnarsi in politica con spirito di servizio per la nostra comunità, l'amore profondo per il paese e soprattutto per la città di Merito, e ha deciso di scendere in campo per sviluppare l'azione di rinnovamento di Merito. Grazie. Muscianisi Giuseppe, medico specialistico, specialista in medicina interna, ormai riferimento per Merito e dintorni nella diagnostica strumentale, facendo ecografia da più di 20 anni, cristiano cattolico convinto, è in cammino in un percorso di fede, impegnato da sempre nel volontariato, partecipando attivamente al banco alimentare, al banco farmaceutico di cui è delegato provinciale. È uno dei candidati più motivati per il cambiamento di Merito. Antonio Neri, avvocato civilista con specializzazione ultraventennale in materie notarili, impegnato nel movimento calcistico melitese dal 1990,
impegnato attivamente in politica sin dalla maggiore età, ha deciso di candidarsi con Merito Cambia, avendo avvertito la volontà e il forte cambiamento presente nel programma e nelle intenzioni sia del candidato a sindaco che di tutti gli altri candidati. Un'altra Carmelina Nucera, 26 anni, studentessa in scienze della formazione all'Università di Messina, componente dell'associazione AIL, cattolica praticante e molto attiva sul sociale. Che temo che devo accelerare perché sta facendo buio qui in questa piazza, tanto per non dire che non è luna. Allora, ci sono altri punti determinanti di questo nostro programma che parlano di cultura, istruzione, formazione, welfare, sanità e politiche sociali. Vado veloce anche su alcuni punti che sono a me cari. Noi pensiamo, quando parliamo di cultura, di utilizzare l'ex mercato coperto, che è già ristrutturato e anche ben arredato, ma non è adeguatamente ancora utilizzato, perché questo diventi la vetrina del nostro paese. Noi pensiamo di fare lì un centro congressi e conferenze, laboratori tecnologici vari, lo spazio per le riunioni, di quelle riunioni di cui vi accennavo prima per quanto riguarda il bilancio partecipativo, la sala internet e lo spazio per l'associazione. Poi sarà anche l'occasione di organizzare delle fiere per muovere e per promuovere l'artigianato e la produzione di questo nostro territorio. Parliamo anche di istruzione e formazione e parliamo anche di welfare. Mi soffermo un attimo sul welfare perché la famiglia, le persone con disabilità e gli anziani non sono sufficienti, i giovani sono la priorità del nostro programma, che cercherà di individuare modalità e servizi efficaci. Perché questo? Perché la civiltà di un paese si misura appunto con quale attenzione risponde ai bisogni di questa categoria. Noi pensiamo di dedicare sempre più risorse dal bilancio comunale fino a raggiungere percentuali di livelli di spesa in linea con i comuni più virtuosi. Non si spende abbastanza per il sociale. E il comune e la casa comunale è apposta lì per difendere e per tutelare il sociale, le persone che hanno bisogno. Infatti bisognerà fare ogni sforzo per mantenere e potenziare i servizi di assistenza domiciliare per persone con disabilità e per anziani, il trasporto scolastico, il trasporto per gli alunni con disabilità, i contributi di locazione, la partecipazione alla retta di ricovero in case di cura di anziani, i contributi alle famiglie, l'integrazione delle famiglie rom. Sapete, non è ancora completato, è un progetto lasciato a metà dalla passata amministrazione, quello di delocalizzare i rom destinandogli una casa popolare probabilmente, o altri palazzine che sono state acquistate dal comune. È un servizio a metà perché abbiamo privato i rom della loro fonte di sopravvivenza e quindi questo progetto monco rischia di produrre, secondo noi, rischia di indurre, secondo noi, nei rom l'illegalità. Perché questi comunque hanno diritto di vivere. Noi pensiamo di spendere molto impegno per la vera integrazione dei rom. Un altro capitolo importante è la sanità. Noi nella nostra lista abbiamo la fortuna di avere Mimmo Scambia, grande esperto, battagliero, difensore dell'ospedale di Melito, e anche il dottore Muscianisi, che ha, come dire, ha questa vocazione particolare. Ogni volta che parliamo di progettualità lui pensa sempre all'ospedale soprattutto. Noi abbiamo vissuto il declino, lento declino di questo ospedale negli ultimi decenni, e l'abbiamo vissuto, come dire, osservando una inerzia o comunque un non sufficiente contrasto della
dell'amministrazione del comune verso questo declino. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutto il nostro ruolo che la legge ci permette, ci consente, affinché questo ospedale non sia più un lento declino ma una rinascita. Voi sapete che è stato abolito il decreto 18, che era, come si dice, la madre di tutti i problemi che ha provocato la chiusura dei reparti in questo ospedale. E sapete anche che ci sono dei livelli di assistenza che per legge i cittadini hanno diritto ad avere garantito. Ebbene, il sindaco di ogni paese è anche la massima autorità sanitaria e insieme alla giunta metterà in campo tutte le sue risorse, tutto il suo ruolo, ma non solo come sindaco di questo comune, perché questo ospedale ricade su un territorio di circa 70.000 abitanti e noi chiederemo la solidarietà e il sostegno agli altri sindaci dell'area gregarica affinché insieme possiamo essere più efficaci nella lotta contro il declino di questo ospedale. Abbiamo già, come dire, verificato la disponibilità o la possibilità che questo ospedale abbia invece un destino diverso, un destino migliore, e per questa ragione e per altre ragioni che sono contenuti nel nostro programma ma che abbiamo scritto non prima di avere verificato la fattibilità, noi vi invitiamo a tutta la cittadinanza a partecipare il giorno 22, venerdì 22, presso la sala convegni del Fortino, in un convegno dove si sono impegnati a partecipare l'amministrazione regionale nella persona dell'assessore De Gaetano alle infrastrutture e allo sviluppo e il presidente della regione, il presidente della giunta regionale Oliverio. Questi verranno qui a non raccontare favole, non ci verranno ad imbrogliare, verranno a rendere e a prendere un impegno con noi affinché quello che pensiamo di realizzare sia fattibile. Abbiamo già fatto queste verifiche, vi invitiamo tutti il 22 sera, così sentirete dalla voce dei massimi dirigenti regionali circa la fattibilità del nostro impegno programmatico per lo sviluppo di questo paese. Come si dice così in gergo, abbiamo un problema, e dice: ma quale problema? Cioè, abbiamo tanti di problemi. Abbiamo il problema del debito e del recupero dei tributi. Noi abbiamo messo un punto specifico anche su questo difficile argomento. È difficile ed impopolare argomento, anche questo è un argomento, diciamo così, che non aiuta la campagna elettorale di questa lista, però siamo corretti con tutti, siamo corretti con i cittadini, non potevamo nasconderlo. Questo comune ha un grande debito che deve essere rinegoziato, deve essere risanato attraverso anche possibilmente la dismissione di proprietà comunali che non servono espressamente o primariamente a un pubblico servizio, perché se non abbattiamo il debito abbiamo pochi soldi per spendere nei progetti che vi ho appena detto e anche altri che sentirete. E però abbiamo anche un altro problema: tutti noi pretendiamo i servizi pubblici, tutti noi pretendiamo che ci venga erogata regolarmente l'acqua, che ci vengono erogati i servizi pubblici, la spazzatura, la manutenzione, l'illuminazione, ma non possiamo pretendere tutti noi di avere tutti questi servizi se solo metà, decidete voi la destra o la sinistra di quale parte volete, se solo per questi servizi pagano la metà, cioè i tributi lo paga poco più del 50% della popolazione, e voi sapete che ci sono vincoli di tributi, non è che un'amministrazione può mettere un tributo quanto vuole, già sono tutti ai livelli altissimi delle aliquote. Noi speriamo di poter essere in condizioni di diminuire le aliquote dei tributi se riusciremo e riusciremo
a fare pagare tutti i tributi. Quindi più pagano, meno paghiamo tutti quanti, più servizi sono garantiti. È un impegno che noi prendiamo davanti a tutti oggi, è un impegno che tutti voi avete il diritto di esigere, interrogandoci in ogni modo se poi avremo il privilegio di amministrare questo paese. Abbiamo un altro punto che vi dico velocemente prima che faccia buio: ambiente, territorio, sport, turismo e sviluppo, li abbiamo accorpati tutti qua. Dell'ambiente vi devo dare solo due informazioni, poi avete qui il nostro programma e ve lo potete leggere con calma. Intanto c'è una problematica che è comune in tutto il territorio italiano ed è il dissesto idrogeologico. Noi faremo qualsiasi atto per coordinare e per tutelare il dissesto idrogeologico. È un progetto che pensiamo che duri almeno un mandato. Noi non desideriamo, personalmente io non desidererei un successivo mandato, ma ritengo che non basta addirittura un mandato per completare questo progetto di salvaguardia e di tutela del territorio, che è molto importante. Un altro argomento che riguarda l'ambiente ovviamente è la raccolta dei rifiuti solidi urbani. È ovvio che i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti tramite la raccolta differenziata. Forse un giorno non basterà neppure questa tecnica di raccolta differenziata, perché il comune ha solo, come si dice, l'onere e la responsabilità della raccolta dei rifiuti, però se poi non c'è un posto dove collocare i rifiuti si finisce con i progetti che la vecchia giunta regionale Scopelliti voleva ipotizzare di portarli in Spagna con la nave, pensate un po', oppure di saturare l'unica discarica di Casignana che oggi è disponibile. Noi pensiamo, e sono sicuro che voi lo percepite già da voi stessi, che se noi applicheremo subito una raccolta differenziata, noi produrremo meno rifiuti e quindi la discarica si riempirà in un tempo più lungo rispetto ad ora. Questo se anche tutti gli altri comuni faranno così, ovviamente, però anche questo sarà un processo più lento, ma andrà a saturazione. Perciò noi pensiamo di lavorare insieme ai comuni dell'area agricanica per trovare altre soluzioni più definitive. Faremo una conferenza con gli altri comuni, è una cosa complicata, un inceneritore non lo vuole nessuno dietro la sua porta, però insomma, se noi produciamo rifiuti abbiamo poi anche il dovere di saperli sistemare da qualche parte in modo adeguato. Vi accenno solo per il fatto del turismo, che per noi in questo comune si riduce essenzialmente alla valorizzazione del borgo di Pentidattilo e alla valorizzazione della balneare. Apro una parentesi e vi prego di scusarmi se faccio un attimo di ritardo, però noi abbiamo un'emergenza in questo paese, abbiamo un'emergenza che non è solo detta per interessi elettorali, anzi non è detta per interessi elettorali di parte. Voi dovete sapere che in questo paese non ci saranno più i liti quest'estate. Ci sono alcuni liti che sono in regola e avranno regolarmente, la maggioranza di essi hanno tutti problematiche diverse, che parte da un piano spiaggia errato, sbagliato, che però necessita una revisione. Ma revisionare un piano spaggia significa mesi di lavoro, significa conferenze di servizi che richiedono altri mesi di lavoro. Insomma, se noi amministreremo questo comune, revisioneremo il piano spiaggia e avvieremo tutte le pratiche a partire dalla conferenza dei servizi. Sono certo che finiremo in tempo per la stagione 2016, però per il 2015 non sarà possibile con questo procedimento. Io invece qui voglio lanciare un appello. Intanto lancio un invito agli altri candidati a sindaco: è possibile bypassare
queste norme che sono molto rigide e che bisogna rispettare. È possibile bypassarla se solo prima della conclusione di questa campagna elettorale, cioè senza un interesse elettorale di parte, i candidati a sindaci, tanto uno dei tre sarà il sindaco di questo paese, andremo dalla commissione straordinaria affinché promuova con la prefettura e sotto la supervisione e la guida della prefettura una specie di conferenza di servizi tra enti, cioè la capitaneria, il demanio, la provincia, il comune, affinché si possano concedere delle licenze in deroga, si possono concedere delle autorizzazioni provvisorie. Io credo che sia doveroso da parte dei candidati a sindaco tutelare questa parte di sviluppo. Non abbiamo molte cose da tutelare, purtroppo. Questo è un elemento determinante per lo sviluppo di questo paese, ma anche per l'immagine di questo paese. Noi dobbiamo perciò fare ogni cosa, sta nelle nostre possibilità. Siccome viviamo in una situazione, come si dice, non normale, dobbiamo anche noi industriarci per mettere in campo delle iniziative non usuali, non normali, rispettando la legge e rispettando le regole. Perciò mi aspetto dai candidati a sindaco un contatto affinché possiamo, se condividono questa procedura, cercare di salvare il salvabile di questa prossima estate. Abbiamo un altro punto, che è l'ultimo, che vi accenno, che vi voglio dire, perché sono tre o quattro cose essenziali importanti per lo sviluppo di questo paese. Vedete, Melito era fino a qualche anno fa, forse insieme a Bagnara, il territorio della nostra provincia era il paese più attrezzato per la pesca, era un'economia di questo paese. Non si può lasciare morire questa economia, e perciò noi ci siamo prefissi l'obiettivo di realizzare un ricovero delle barche presso il rione Marina. Anche questo è un punto che sentiremo e ci sentiremo spiegare, sia per la fattibilità tecnica, sia per la progettualità, sia per i finanziamenti, dalla giunta regionale che sarà qui il giorno 22 di questo mese. Abbiamo un altro problema ancora, che sono quello che noi vediamo sotto gli occhi di tutti, e che è quello che forse rende più evidente l'inefficienza e le difficoltà dei nostri cittadini: la viabilità e l'illuminazione. Noi dobbiamo impegnarci per superare queste difficoltà, che non sono grandi difficoltà. Insieme abbiamo il problema delle infrastrutture. Voi sapete che è una regola, come dire, di economia nota in tutto il mondo: senza infrastrutture non c'è sviluppo. E noi abbiamo la fortuna di averla un'infrastruttura. Noi abbiamo la ferrovia, la metropolitana di superficie, ce l'hanno venduta così quando l'hanno fatta, e ci eviterebbe di andare a Reggio Calabria, addirittura incentiverebbe chi lavora e vive a Reggio Calabria di venire a vivere in questo paese, se noi solo saremmo capaci a rendere questo paese bello e vivibile. Però non c'è nemmeno uno stralcio di parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Noi pensiamo di avviare un progetto di un parcheggio, di realizzazione di un parcheggio presso la stazione ferroviaria, che sia lo strumento indispensabile. Non puoi andare a Reggio Calabria con il treno invece che con la macchina, se non sai nemmeno dove parcheggiare la macchina. E poi c'è un'altra incompiuta in questo paese, che è un'opera che personalmente non ho mai condiviso, ma è come tutte le cose che si fanno in famiglia, anche gli acquisti sbagliati non si buttano via per non sprecare i soldi spesi. E quindi noi non butteremo via il progetto del cambiamento del corso, di renderlo semi pedonale, che poi non è un ibrido, e non butteremo via nemmeno i soldi spesi per il parcheggio nell'area del Fortino.
Noi pensiamo di attivare un trasporto urbano permanente affinché sia possibile, come dire, intanto rendere fruibile il corso alle persone che non possono camminare, che non possono andare lontano, che non possono parcheggiare la macchina vicino a un negozio o a un ufficio, e anche alle altre persone che vengono da fuori, che non trovano parcheggio, che sono costrette a mettere sui marciapiedi del Corso Garibaldi. Se noi faremo questo, forse cambieremo anche il livello civile e culturale di questo paese. Non tutti dobbiamo per forza andare nello stesso ufficio, nello stesso negozio, pretendendo di parcheggiare la macchina davanti alla porta. Il cambiamento di questo paese avviene anche con piccoli gesti, avviene anche con una migliore capacità di relazionarsi culturale, civile. La civiltà di un paese non si guarda da quanti soldi c'è in tasca, la civiltà di un paese si misura da come è organizzato, da come è accogliente, da come è prossimo. Noi, se ci darete l'opportunità di amministrarlo, tra 5 anni vi consegneremo un paese migliore. Grazie ingegnere, perché a proposito di illuminazione io non riuscirò più a leggere le presentazioni. Andiamo sui presenti e poi magari, se avanza tempo, ci sono alcuni assenti per impegni, non sono venuti. Allora, Antonio Sacca, titolare del Centro Commercio Ingrosso e Dettaglio sito a Melito di Porto Salvo, nonché coordinatore regionale della sezione dei grossisti meridionali. Grazie. Domenico Stambia, già nominato da Giovanni Marino, infermiere professionale, presta la propria opera presso l'ospedale di Berio Evoli di Melito di Porto Salvo, già amministratore, ha scelto questo nuovo impegno soprattutto per la sanità e il lavoro. Grazie. Domenico Sergi, 34 anni, ragioniere e perito commerciale, consulente finanziario per i maggiori istituti bancari nazionali ed internazionali, professione svolta con impegno, professionalità e serietà. Valentina Tricodi, che è assente. Chiara Tropea, 32 anni, impegnata da anni nel sociale e nel volontariato, presidente dell'associazione Amici del Museo Garibaldino, che è in gestione del mausoleo. Dal 2013 è impegnata nella promozione della struttura museale e si dedica con passione all'organizzazione di attività guidate e finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della nostra storia locale. Dedica parte del suo tempo libero agli Amici dell'Unitalsi come volontaria pellegrina, presso cui ha svolto il servizio civile. E Carmelo Vinci, che salutiamo, che purtroppo non è presente. Come avete visto, chiudiamo qui questo incontro, ringrazio tutti quanti per la vostra pazienza, forse sono stato prolisso, scusate, ma non sono abituato a fare comizi, perciò non ho saputo dosare molto bene i tempi, probabilmente, ma ho anche voluto, come si dice, toccare i punti essenziali del nostro programma amministrativo. Avete visto che abbiamo una squadra di persone competenti, ognuno nella sua materia, di persone motivate. Io sono orgoglioso di questi miei candidati, e se ci voterete e se ci darete la possibilità di amministrare questo comune con il vostro consenso, siamo sicuri di essere in grado di rendere questo paese più bello, di rendere questo paese più vivibile, di rendere questo paese più democratico, di rendere questo paese più etico. Grazie a tutti. Grazie, ci vediamo il 22.